Questa sera alle 20.35 sulla 7, nuovo appuntamento con Non è l'Arena. Massimo Giletti è con noi per le anticipazioni. Massimo, buona domenica. Caro Luigi, buongiorno a tutti, buona giornata. C'è il sole qua a Roma e questa sera noi faremo una puntata molto, molto complicata, devo dirti la verità, perché avremo Francesco Zambon, che è il famoso ricercatore dell'OMS che aveva fatto una fotografia della primissima risposta italiana alla pandemia, un report fortissimo che purtroppo è stato censurato e mette sotto i riflettori l'indipendenza e la trasparenza anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Italia. C'è una, ovviamente, un'indagine della Procura di Bergamo, ma noi questa sera avremo dei documenti che non potranno non rimanere senza risposte politiche. Purtroppo ormai neanche i ministri rispondono, non solo a me, non solo ai giornalisti che vogliono fare domande, ma neanche in Parlamento, stiamo scoprendo. Non si va a rispondere neanche alle interrogazioni parlamentari. Quello che tireremo fuori questa sera sono delle bugie a firma di uomini delle istituzioni, con documenti. Qualcuno dovrà rispondere almeno alle bugie, ce lo chiederemo, ma io so già che nulla verrà toccato. Tema importantissimo, seguiremo naturalmente la vostra inchiesta. Massimo Giletti, un parere, se ti va, sul caso Open Arms, rinvio a giudizio per Matteo Salvini. Guarda, io penso che questo paese avrebbe bisogno di ben altro. La magistratura dovrebbe occuparsi di tante altre cose che non queste. Come vedete, qui stiamo parlando di centinaia di migliaia di morti. Ormai siamo a 100, credo oltre 115.000, mi sembra. E non ci sono delle risposte a documenti, atti ufficiali del nostro Stato mancate. Noi tireremo fuori questa sera, tireremo fuori, lo ripeto perché mi sto anche un po'... è deludente non avere mai risposte, ma neanche in Parlamento alle interrogazioni parlamentari. Tiriamo fuori dei documenti dove l'Italia ha dato le risposte all'Europa false. Li tireremo fuori, servirà qualcosa poi su Open Arms. Ormai abbiamo visto, credo che il libro di Palamara racconti molte cose, no? Come la politica venga usata in un certo modo anche in situazioni dove i quali i magistrati fanno delle determinati atti. Poi, per carità, si indaghi pure, la verità verrà fuori, verrà condannato qualcuno, non verrà condannato. Io credo che il paese in questo momento abbia bisogno di altro. Questo momento di emergenza abbiamo bisogno di procedere velocemente per uscire da questa impasse con la campagna vaccinale, con le riaperture, con i ristori. Torno un attimo, Massimo, sulla campagna vaccinale perché vorrei sapere la tua opinione. Oggi quasi tutti i giornali parlano di record di vaccinazioni. Ma ancora questa storia del record. In Germania ne fanno 700.000 al giorno, in Francia 500.000 al giorno. Noi siamo dietro, ma qui c'è tutto un problema che ci portiamo dietro grazie alla dottoressa Gallina e al direttore Ruocco, perché era presente anche il direttore generale del Ministero della Sanità, Ruocco, a firmare quel documento con il quale l'Europa ha fatto una figura di incapaci nel gestire l'arrivo dei vaccini. Quindi ci sono mille problemi, però credo che sia anche qualcosa a livello organizzativo che non funziona, ed è evidente. Ma poi, scusate, io torno sul caso Scanzi, perché questa sera è un'altra cosa che avremo una novità clamorosa anche sul caso, sì. Scanzi, siamo riusciti a intervistare il medico, il famoso medico. A proposito della vaccinazione, giornalista, tu ti sei speso non poco anche qui su RTL, Massimo Giletti, tra l'altro ti ritroviamo sempre qui in Giletti 102.5 venerdì prossimo e poi stasera 20.35 Non è l'Arena. Massimo Giletti, buona domenica e buona giornata. Buona domenica, ciao. Grazie a Massimo Giletti, come detto appuntamento a venerdì qui su RTL 102.5.